Notre-Dame du Lot siamo in un posto scelto dalla Madonna come luogo di riconciliazione. In chiesa è scritto: ho scelto il Lot per la conversione dei peccatori, l'ho chiesto a mio figlio che me l'ha concesso. Quindi siamo proprio in un posto voluto dalla Madonna per la conversione di tutti gli uomini. E Maria è apparsa durante 54 anni ad una pastorella, Benoite Roncurel, che è nata nel 1647 dall'altra parte della valle, nel villaggio di Saint-Étienne-le-Loup. Benoite era la seconda figlia di Guillaume Roncurel e Catherine Mathurin, è nata in una famiglia molto cattolica ma anche molto povera, e quando aveva soltanto 7 anni il padre muore, e per la famiglia è in una situazione bruttissima perché non c'è soldo. E vediamo già la fede della piccola Benoite, che dice alla mamma: Dio e sua madre ci assisteranno in una situazione molto difficile. Quindi vediamo già piccolina questa fede nella provvidenza e nell'aiuto di Dio. E quando ha 12 anni, siccome non c'è soldo a casa, è messa in servizio per fare pastorella da due famiglie. Lavora una settimana dalla vedova Astier, una settimana da Monsieur Roland, che era un uomo tanto violento che si diceva che il pugno andava più presto della parola, quindi tutti lo temevano. Ma la Benoite, con la sua gentilezza e la sua dolcezza, era l'unica persona che ascoltava. E l'altra settimana lavorava dalla vedova Astier, che aveva un gregge, ma aveva anche 6 bambini e non aveva denaro. Quindi per non pagare Benoite, ma per dare il pane quotidiano alla Benoite per il suo lavoro, prendeva un po' del pane dei bambini che avevano fame. E Benoite non poteva sopportare di vedere i bambini aver fame. Quindi durante tutta una settimana dava tutto il suo pane, non la metà, non i tre quarti, ma tutto il suo pane ai bambini che avevano fame. E quindi vediamo che Benoite non è andata a scuola, né al catechismo, non ha saputo leggere né scrivere, però ha capito il Vangelo non soltanto col cervello, ma soprattutto col cuore, e lo metteva in pratica. Cioè dare tutto il pane ai bambini che hanno fame è proprio una logica eucaristica. Quando riceviamo il Signore che dà la propria vita, siamo invitati a dare la nostra vita, il pane e la vita. Quindi vediamo anche che già bambina Benoite dà la sua vita agli altri, per l'amore degli altri. E quindi questa carità della Benoite, tutta la sua vita la vediamo. Quando ha soltanto 15 anni, ci sono due mulattieri che correvano dietro per abusare di lei, e c'è un miracolo, può camminare sulle acque. Ma un'altra volta ci sono anche due mulattieri che volevano abusare di lei, avevano delle otre sui cavalli con il vino, e mentre correvano dietro la Benoite le otre si sono rotte e il vino si perdeva. Che cosa fa la Benoite? Ha capito questa parola del Vangelo di amare i nemici. Quindi quando vede il vino che si perde e che è l'unica cosa che hanno per avere denaro per la famiglia, corre nel villaggio, prende dei vasi che mette sotto le otre, così il vino non è perso. Ha capito questa parola di San Paolo di essere vincitore del male col bene, cioè è capace, grazie all'amore di Dio che abita nel suo cuore, di fare il bene a quelli che gli fanno il male. Quindi vediamo tutte queste preparazioni della vita cristiana di Benoite. E quando ha 17 anni, in chiesa sente parlare il curato della Vergine Maria dicendo che è madre di misericordia, e questo nome di madre di misericordia colpisce tanto il suo cuore che da questo momento ha un gran desiderio di vedere la Madonna. E la vede, perché col gregge se ne va accanto al suo villaggio in un posto che si chiama il Vallone dei Forni. Si chiama così perché nella montagna c'è il gesso e c'erano forni per cuocere il gesso, fare la calce. Quindi quando arriva col suo gregge, pregando il rosario, vede uscire da un forno una bellissima donna che tiene per mano un bellissimo bambino. E allora con la sua semplicità la Benoite gli dice: ma bella donna, lei vuole comprare calce? La bella donna non risponde, fa un sorriso. Allora le propone un pezzo di pane e la bella donna non parla. Durante 4 mesi la Benoite avrà delle apparizioni della Madonna al Vallone dei Forni. Siamo all'inizio del mese di maggio 1664. Durante 2 mesi la bella donna non parla,
ma le ha abbonata tanta gioia, tanta pace nel cuore che ogni giorno se ne va nel vallone dei forni per vedere questa bella donna, una volta che era stanca si è addormentata sul mantello della bella donna. Dopo 2 mesi di silenzio la bella donna chiede a Benoit di andare in chiesa pregando le litanie, ma la Benoit non conosce le litanie della Madonna. Sa Padre Nostro, Ave Maria, Credo, basta, le uniche preghiere che sa. E quindi è la Madonna che insegna la Benoit a pregare le litanie della Madonna, fa proprio da mamma con la Benoit. E anche le insegna la preghiera dell'Amenda Onorevole per pregare davanti al Santissimo Sacramento. E un giorno è la Madonna che fa da pastorella, si occupa del gregge della Benoit, mentre la Benoit se ne va a pregare davanti al Santissimo Sacramento. Quando la sera dopo il suo lavoro andava in chiesa e che la porta era chiusa, si inginocchiava davanti alla porta e pregava tutta la notte dicendo: ma il Signore è dietro la porta. Quindi vediamo quest'amore dell'Eucaristia anche nel cuore della veggente. Questa bella donna non ha rivelato il suo nome e quindi nella valle si sente parlare di queste apparizioni. Il giudice della valle, le juge Grimaud, che si occupa dell'ordine dei villaggi, sente parlare di queste apparizioni e quindi chiede alla Benoit: ma chi è questa bella donna? La Benoit risponde: ma non lo so. Allora le domanda di chiedere alla bella donna il suo nome. E all'ultima apparizione nel vallone dei forni, il 29 agosto 1664, dopo 4 mesi, la Benoit chiede alla bella donna il suo nome, che le risponde: sono Dama Maria, madre di mio figlio Gesù, e tu non mi vedrai di un po' di tempo. E durante tutto un mese, dopo quest'ultima apparizione al vallone dei forni, è un mese di silenzio, non c'è più la bella donna. E quindi è una prova per il cuore della Benoit, che cerca questa bella donna che le dà la pace, che le dà la gioia. Dopo un mese di assenza, Benoit col gregge attraversa la valle, attraversa l'Avance, il fiume che è nella valle, e arriva su questa montagna in un posto chiamato Pandroux e vede la bella donna Pandroux. Allora corre, si inginocchia davanti alla bella donna e le chiede: ma bella donna, perché durante tutto un mese non ho potuto vederla? E la bella donna non risponde alla domanda, ma la manda in missione dicendo: vai all'ora nella cappella, là dove escono buoni profumi, tu mi vedrai molto sovente. Ma Benoit, che abitava il villaggio di Saint-Étienne-le-Loup, non conosceva questo posto che si chiama Le Loup, che dipende di questo villaggio, perché siamo nascosti tra le montagne. Quindi l'indomani dell'apparizione a Pandroux, Benoit viene e sente tutte le porte delle case cercando i buoni profumi. E quando arriva davanti alla cappellina di Buon Incontro, che si chiama così perché è dedicata al mistero dell'Annunciazione, questo incontro tra l'Arcangelo Gabriele e la Madonna, tra Dio e l'umanità in Gesù. Arriva davanti a questa cappellina e sente un profumo buonissimo. Entra e vede sull'altare la bella donna. Allora le propone di mettere il suo grembiule sui suoi piedi, perché c'era un po' di polvere sull'altare. E la Madonna rifiuta, dicendo: ma un giorno si sarà tutto. E rivela il suo progetto: ho scelto il Lo per la conversione dei peccatori. L'ho chiesto a mio figlio che me l'ha concesso. Ed io voglio una chiesa dedicata a mio figlio e a me. E la Benoit, con la sua semplicità, risponde alla bella donna: ma bella donna, siamo tutti poveri, non c'è denaro, bisogna accontentarsi di questa cappella con me. E la Madonna risponde: ma sono proprio i poveri che costruiranno questa chiesa. E la basilica è stata costruita soltanto in 3 anni nelle montagne, dal 1666 al 1669, secondo le dimensioni date dalla Madonna, grazie alle offerte dei pellegrini che portavano anche le pietre. Allora abbiamo il progetto di costruire una grande chiesa per accogliere tutti i pellegrini che vengono. Adesso allora non so se ci saranno pellegrini che verranno con le pietre per costruire la chiesa per la Madonna. E la Madonna ha chiesto anche una casa per i sacerdoti, perché il luogo di riconciliazione non è la Madonna che ci dà la salvezza dell'anima, la Madonna ci ha dato il Salvatore, Gesù, ma per accogliere la salvezza dell'anima abbiamo bisogno dei sacerdoti, che ci diamo la vita di Dio attraverso i sacramenti, ed in particolare il sacramento dell'Eucaristia
e il sacramento della riconciliazione. E sin dall'inizio ci furono sacerdoti al servizio dei pellegrini in questo posto. E la Benoite è stata scelta come messaggera, non ha avuto un messaggio particolare, un segreto, no, già la Madonna l'ha educata nella vita cristiana e poi la mandava come messaggera presso i pellegrini, presso i penitenti, cioè una missione molto difficile perché doveva andare a trovare le persone dicendo i loro peccati per condurre queste persone al sacerdote per la confessione. Ma per la Benoite era una missione difficile, quindi la prima volta non è andata. E la Madonna è tornata per dirle, ma è proprio una missione di carità e per la salvezza della loro anima. Quindi la Benoite andava con tanta gentilezza, tanta umiltà, perché aveva coscienza di essere peccatrice, che le persone ascoltavano ciò che diceva. E i sacerdoti hanno scritto tutte le apparizioni, tutti questi eventi. Sono quattro manoscritti, dall'Abbé Gaillard, le Juge Grimaud, le Père Pétieux e le Frère Aubin. E hanno chiesto alla Benoite, ma perché la prima volta non sei andata? E la risposta è bellissima, ma la bella donna me l'ha chiesto con tanta gentilezza che non pensavo di essere obbligata. Poi ha capito che era proprio questa missione di carità per aiutare gli altri e ha avuto anche la grazia di leggere nelle coscienze, quindi quando vedeva qualcuno sapeva tutta la sua vita e poteva aiutarlo a fare la verità nel proprio cuore, perché il Signore ce l'ha detto, più facile vedere la paglia nell'occhio degli altri che la trave nel proprio occhio. E la grazia di questo posto è proprio di vedere la trave nel proprio occhio, ma di vedere questa trave sotto lo sguardo misericordioso del Signore, che è venuto non per giudicarci, ma per salvarci, perché ci ama. E quindi Benoite è stata messaggera della misericordia durante tutta la sua vita. È rimasta pastorella, lavorava nei campi e ha avuto le apparizioni della Madonna durante 54 anni. Nella storia della Chiesa è il periodo più lungo per il momento. Le apparizioni sono state riconosciute nel 2008 dal nostro vescovo Monsignore Jean-Michel Di Falco Leandri. E ha avuto anche delle apparizioni, delle visioni degli angeli, dei santi, ma anche 5 volte ha visto Gesù crocifisso sulla croce d'Avançon. Adesso c'è una cappellina, la cappella del Preziosissimo Sangue, che è stata costruita attorno a questa croce. Vediamo in questa cappella la croce di legno autentica dove la veggente 5 volte ha visto Gesù crocifisso, che le ha detto: adesso io non soffro più perché sono nella gloria del Padre. Però mi mostro così come era al momento del Venerdì Santo, tutto insanguinato, perché tu capisca ciò che ho voluto soffrire per l'amore dei peccatori. E le ha chiesto di essere associata al dolore della passione, ma per dare la vita ai peccatori. E quindi Benoite durante parecchi anni ha avuto la crocifissione mistica ogni venerdì e soffriva nel proprio corpo il dolore della passione, ma per dare la vita ai pellegrini, ai penitenti che accoglieva. Ha avuto anche dei combattimenti, anche fisici, col demonio, che le diceva: a causa di te e dell'ho perdo tantissime anime. Questa montagna dietro si chiama la montagna del diavolo, c'è il colle dell'angelo, perché una notte il diavolo è venuto a cercarla nella sua camera, perché abitava accanto al santuario, e l'ha gittata sulla montagna, e l'angelo custode che è andato a cercarla per portarla di nuovo a casa. Quando è morta, il 28 dicembre 1718, dopo anche un periodo difficile di 20 anni con i preti giansenisti che le vietavano di venire nel santuario, di ricevere la comunione, di vedere i pellegrini, quindi durante 20 anni è rimasta nella sua camera. Quando è morta, a 71 anni, hanno visto sul suo corpo tantissime ferite, testimonianze di queste lotte notturne col demonio. È sepolta nella basilica accanto alla cappella di Buon Incontro, che si trova nel cuore della basilica, e accanto anche alla vasca d'olio, l'olio del santuario dell'O, che non è un olio speciale, magico, miracoloso, no, non viene da solo nella vasca. Questa vasca infatti è la lampada del santuario che ci indica la presenza eucaristica del Signore nel tabernacolo.
adesso ci sono lampade elettriche nelle nostre chiese, ma all'inizio della devozione la Madonna ha detto alla Benoit che quelli che prendono quest'olio, che si fanno l'unzione con fede, ricorrendo all'intercessione della Madonna, verranno guariti. E da quasi 350 anni ci sono guarigioni del corpo, ma soprattutto dell'anima, perché il Signore, che è presente nell'Eucaristia, che ha vinto il peccato, che ha vinto la morte sulla croce, che è risorto, che è vivo, può vincere anche la malattia nel mio corpo e il peccato nel mio cuore. Quindi con quest'olio facciamo questo atto di fede nella potenza del Signore che può agire nella mia vita, con l'intercessione della Madonna. E quest'olio brucia tutta una giornata davanti al Santissimo Sacramento, poi lo mettiamo in boccette che mandiamo nel mondo intero e abbiamo delle testimonianze di conversione, di guarigione da tutte le parti del mondo. E l'anno prossimo, nel 2014, festeggeremo i 350 anni delle prime apparizioni e nel maggio del 2014, 17-18 maggio, faremo 2 giorni di pellegrinaggio appunto per i pellegrini italiani, maggio 1664, maggio 2014, 350 anni di grazie, perché la Madonna continua di dare le sue grazie in questo posto che ha scelto e chiama ognuno a venire per vivere la riconciliazione con se stesso, con gli altri e col Signore, per crescere nella vita cristiana con l'aiuto anche dell'intercessione della Benoit Trancuré. Al servizio del santuario ci sono 5 sacerdoti, preti diocesani, e c'è anche una comunità di suore benedettine del Sacro Cuore di Montmartre. Siamo in 7 e ci occupiamo dell'animazione liturgica della Basilica, la nostra vocazione, la preghiera, quindi preghiamo in Basilica e tutti quelli che lo vogliono possono venire a pregare il Signore. Il santuario ha anche una casa d'accoglienza. D'estate ci sono 450 letti, 250 d'inverno, e il santuario è aperto tutto l'anno, organizza dei ritiri spirituali, dei momenti per fare una tappa nella sua vita, per avvicinarsi del Signore, e c'è la possibilità di approfittare di questo posto per ritrovare se stesso, ma anche il Signore e gli altri, di partecipare alla vita di preghiera del santuario. Ci sono anche diversi percorsi spirituali per scoprire il messaggio dell'opera, per scoprire la vita dell'Avvenuat, il messaggio dell'apparizione, e questi percorsi sono anche disponibili in italiano. Nella nostra libreria ci sono diversi libri anche in italiano sulla vita della veggente, c'è anche una novena di preghiera per affidare l'intenzione all'intercessione della Madonna dell'opera. E organizziamo diversi ritiri spirituali d'estate aperti a tutti, anche d'inverno, per approfittare anche di fare lo sci nelle montagne, e accanto alle vacanze di fare anche una tappa spirituale presso il Signore e la Madonna dell'O. Ci sono anche delle attività per i bambini. E tutto l'anno i bambini sono accolti in questo santuario, e ci sono specialmente delle attività per i pellegrini italiani d'estate, ma anche tutto l'anno accogliamo delle parrocchie, dei gruppi, e possiamo fare anche delle messe bilingue con i gruppi italiani per partecipare alla vita del santuario. Andiamo anche con i gruppi nei posti delle apparizioni in pellegrinaggio per scoprire questi luoghi e per affidare alla Madonna tutte le intenzioni di preghiera. Thank you.
Il est avec moi una persona del luogo. Che cosa significa per voi la Madonna del Lot e qual è il suo messaggio? Per me la Madonna del Lot rappresenta un luogo di incontro spirituale o no del resto, e poi è la campagna e la serenità. Si può camminare tranquillamente, guardare la natura fino a Penrose. Quando venite in questi luoghi, cambia qualcosa interiormente a voi? Chi cambi il qualcosa può darsi no, ma come ripeto, c'è un ritorno alla tranquillità. Dunque voi vi rigenerate. Si può dire così. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Sono qui nell'accoglienza del santuario della Madonna del Lot con una signora che è venuta come pellegrina per la prima volta. Vorrei sapere da lei che cosa ha provato in questa sua prima esperienza. Vi Une profondeur, un calme, un bien-être. Prier, vraiment, c'était très bien. Bon. Et ce sera à revenir. D'accord. Avete altre cose da dirmi? Che vous avez essayé? Oui. Seulement ça ou... Oui. C'est tout, je ne vais pas faire un discours. Oui, d'accord. Tout va très bien, je suis contente. D'accord. Siamo qui sul cammino in direzione della Madonna della Salette. Noi stiamo facendo un pellegrinaggio tra la Madonna del Lot e ritorno alla Madonna della Salette. I due santuari sono riconosciuti e che i due messaggi passino. I due messaggi sono uguali: riconciliazione, conversione e fede in Maria. Se qui le apparizioni sono avvenute molto tempo prima della Salette e a più riprese, alla Salette c'è stata una sola apparizione, il 19 settembre, che tra due giorni noi andremo a festeggiare alla Salette. Ma il messaggio di Maria è sempre lo stesso. Noi cerchiamo di far passare il messaggio della Bella Signora. Pregate, miei ragazzi, affinché il braccio di mio figlio non si abbatta. Fare passare il messaggio d'amore che la Bella Signora ci dà. E soprattutto che Gesù sia onorato, come deve essere, e così pure suo Padre. Noi siamo che degli operai di passaggio, dei cristiani impegnati. Noi siamo né preti né diaconi, ma vogliamo far passare il messaggio. Vorrei aggiungere due cose: che sia la Salette o il Lot, si ricevono delle grazie. Ho già avuto le grazie dei miei genitori che erano venuti in pellegrinaggio alla Salette perché non potevano avere dei figli. Hanno pregato la Madonna ed ecco il grande bebè che è davanti a voi. Alla Madonna del Lot anch'io ho avuto una grazia. Mi ero fatto male in montagna e non potevo più fare questo gesto. E con l'olio ora posso fare questo gesto. Dunque, anche la Madonna del Lot si ricevono delle grazie. Grazie della vostra testimonianza. Oltre alle grazie spirituali, ci sono anche delle grazie fisiche difficili da spiegare. Siamo coperti di grazie fra i due santuari. Alla Salette Maria non ha parlato d'acqua, c'è una sorgente che ha continuato a scorrere. Quest'acqua non fa parte del messaggio, è un regalo della Madonna.
E ci sono delle grazie bevendo quest'acqua. Vi auguro una buona giornata. Aussi, bon reportage. Donc aujourd'hui, ben, on est là, quoi, parce que vraiment, je crois. Je crois. Faut y croire. Je crois de. Et vous voyez, quand je me suis approchée sur l'autel, j'avais tout qui tremblait, quoi. Et quand vous avez parlé du tombeau de Benoît, c'est à l'autel. Voilà, c'est par terre, c'est ça. Il faut qu'on aille s'y mettre à genoux. Et vous vous mettez, si vous pouvez vous mettre à genoux, et vous confiez vraiment tous vos soucis à Benoît. Hein. Parce que c'est vraiment un cadeau que Dieu donne à la Vierge. Alors, il faut avoir ce cœur d'enfant qui croit. Ouais. Oui, et on a besoin de tout le soutien, tout le support, toute la force. Tout hein, parce que mon fils, c'est la fenêtre de mes yeux. Mais bien sûr, c'est normal. Hein. C'est votre enfant, ouais. Ouais. On est là. C'est bien, vous êtes là. Ça fait partie du combat qu'on mène aussi. C'est un fameux combat. Ouais. Ça se passe bien, on y croit. Scusatemi, quindi è un sogno che vi ha condotto qui? Oui. Et le prêtre me disait, tu y vas avant l'IRM, il me montrait comme ça. Ah oui, c'est surprenant. Avec le doigt comme ça, je me suis réveillée tout de suite après. Je me suis réveillée immédiatement après. C'est impressionnant, ouais. C'était comme si il ne fallait pas que j'oublie, vous savez c'était vraiment très fort, c'était vraiment... Très impérieux, il fallait... Très impérieux, il fallait le montrer avec son doigt. Et tu y vas avant l'IRM, donc l'IRM, oui.
C'est la fin du mois, donc... Ah ben, on va bien prier pour vous. Mais quel est votre prénom pour... Daniel. C'est Daniel. Mais je me permettrai de vous téléphoner. Ah oui, 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 certainement. Et pour Liliane aussi, ma belle-mère. Ah oui, qui a aussi un conseil. Oui, Liliane. D'accord. On a découvert pratiquement en même temps, deux jours après moi. C'est mystérieux tout ça. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Le mystère de la souffrance, vous savez, on est... Le Christ nous a montré le chemin. Bien sûr, mais évidemment. Évidemment. Mais en même temps, il faut croire en ce que nous dit la Vierge. Hein. Ah oui. Ben, on est preneurs de tout. Et puis dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien sûr, hein, parce bien que sûr. C'est... Oui. On ne peut pas mettre la main sur Dieu. Évidemment. Si tu le veux, tu peux me guérir. Oui. Hein. Si tu le veux, il peut. De façon, bien sûr. Alors lui, il a ses raisons. Que nous ne connaissons pas. Bien sûr. Voilà. Et là, le chemin, il est vraiment très dur, quoi. Vraiment très dur. Vous savez, j'ai un fils qui a trois cancers, trois grands cancers terribles. Et bon, il est en phase terminale. Et c'est surprenant. Mon mari, je pense qu'il a dû offrir sa vie pour mon fils, parce que lui aussi, il a eu un cancer foudroyant. Mais... Il a l'air de s'en sortir et c'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Oui. Oui, il y a des miracles. Il y a des miracles. Et mon fils, même des médecins, des chirurgiens ne comprennent pas. Voilà. Donc il faut y croire. On va prier. Hein, c'est prier. Oui, on y croit. Même s'il y a des moments un peu plus compliqués. Il y a des moments où c'est plus dur, hein, c'est certain. Ça va se passer. Le moment de doute qu'on a. Il y a des moments de doute. Mais vous êtes bien soutenu par votre mère, voilà, je le sens. Si vous savez. C'est important. C'est mon bâton de pèlerin. Oui, mais c'est important. Ah oui. Oui. Mais vous pouvez essayer pour la journée, là. Non, on va redescendre sur Marseille. Redescendre sur Marseille. Ouais. On va peut-être passer au. Enfin, on était venu par rapport au rêve de maman, donc il fallait absolument. Ah oui, c'est bien, c'est bon. Allora, qui ho due coniugi con me a Notre-Dame-du-Lot, due coniugi di Perugia. Chiedo, è la prima volta che voi venite qui a Notre-Dame-du-Lot? No, è la sedicesima volta. Benissimo. E quando venite qua a Notre-Dame-du-Lot, provate, che cosa provate ogni volta che venite? Provate la stessa cosa o qualcosa di nuovo? Qualcosa di nuovo, una grande pace interiore, sentiamo dei profumi, tante cose belle. Benissimo. E avete avuto qualche testimonianza, qualche grazia? Ditemi che vi ascolto. Mio marito. Prego. Sì, 2 anni fa avevo un neo qua, sono andato dal professore e mi ha fatto una visita dicendomi che era da togliersi. E fa l'epilepsia. E fa l'epilepsia, sì. Nel frattempo io sono venuto qui a Lo e ho messo dell'olio qua. Dunque io ho visto che lui non aveva più niente sulla parte destra, ho detto ma il neo non c'è più, perché si notava così talmente, perché era grande, si era ingrandito, era nero, brutto. E lui ha detto, ma io ci ho messo l'olio del santuario dell'Aus. Infatti si è specchiato e il neo non c'era, era scomparso. Poi ci hanno chiamato anche in anticipo, prima dell'appuntamento che ci aveva fissato, e io ho detto, ho risposto al telefono, ho detto, ma mio marito il neo non ce l'ha più. Come non ce l'ha più? Non c'è più, ma noi lo dobbiamo vedere, verremo per la visita, però il neo non c'è, è scomparso. Siamo andati per la visita, loro con il loro apparecchio che hanno guardato e constatato che non c'era niente da togliere. Però secondo il loro parere era da controllare ancora e fare una visita fra 2 mesi e nel frattempo non prendere il sole, assolutamente, mettere di una crema speciale, che l'abbiamo pagata un sacco di soldi, non l'ha messa mai, il sole non ci ha fatto più caso,
E noi naturalmente non abbiamo detto che abbiamo messo un olio, perché non si possono dare le perle ai porci, perché loro non l'avrebbero proprio capita, perché loro credono solo alla scienza. Ecco, con tutto questo ringraziamo il Signore, che è talmente grande, noi poveri peccatori che non ci meritiamo niente, ma il Signore è grande, specialmente quando interviene la sua mamma. E le diamo grazie a Dio. Signora, lei ha qualche testimonianza sua personale da dire oppure da riportare di qualche amica? Mi dica riguardo a questo olio benedetto. Sì, ecco. Infatti ho un'amica che soffriva tanto, grande dolore alla spalla ed una forte periartrite, e gli ho riportato questo olio, lei l'ha messo sulla spalla e non ha avuto più nessun dolore. Ormai è già passato un anno. Bene. E poi altre anche testimonianze, via via, insomma, chi ho dato l'olio ha fatto a tutti del bene. Quindi praticamente è sempre Gesù di Betlemme che continua a operare, eh? Sì, bene. È vero, sì, proprio veramente. Anche ho avuto un'amica anche che è morta di tumore, però ha fatto una morte santa. Prima di morire ha messo quest'olio e ha fatto una morte da santa.